al matrimonio di Alberto Matano. Buonasera. Salve Alberto. Eccoci Maurizio, ciao Carlotta, come state? Grazie di bene, questa bene, auguri, auguri. Grazie Maurizio. No, no, beh, state insieme da 15 anni, era giusto per sposata. Eh sì, abbiamo aspettato tanto e poi alla fine abbiamo aspettato tanto e poi abbiamo fatto tutto in un mese. No, meno male, dai. Un bellissimo matrimonio. Noi abbiamo detto in apertura che abbiamo aspettato a farti gli auguri Alberto, perché vi è arrivata un'onda alta di affetto alla quale ci siamo uniti da lontano, però volevamo proprio celebrarvi, celebrarti sia te che al tuo compagno, il tuo sposo Riccardo. Quindi siamo molto contenti di averti qua. Che bella, sai, canzone la vostra, tra l'altro. Bellissima canzone. Lo sai che quello che dici è vero, io però non ho mai parlato, è la prima volta che ho un incontro con degli amici pubblico alla radio dopo il matrimonio. Però io devo ringraziare tutte le persone, il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada, ci fanno gli auguri, è davvero un'onda d'amore inaspettata, bellissima. Che vi ha circondato e siamo molto contenti di questo. Abbiamo parlato, oggi è il 28 giugno, è la giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQ+, e diceva Maurizio che ancora dobbiamo essere qua a dire che ognuno può amare chi gli pare, eppure bisogna farlo. Quando vuole. Esatto. Però io vi devo dire anche che sono rimasto molto colpito, perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto, molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate, quindi questo mi fa piacere. Credo che la società è sia molto più normale di quello che noi pensiamo. Mi ricordo una delle ultime puntate della vita in diretta, quando arrivò la Daniela, ci fu un matrimonio in diretta. Sì. No, però così. Però è vero che la società è un po' più, c'è ancora da fare, però è un po' più pronta, ecco, possiamo quello. Ma a proposito di Mara Venier, Alberto, è lei, Galeotta fu la domanda di Mara a una cena. È vero, perché come Maurizio sa, noi siamo molto amici, eravamo a cena e allora si parla, dice: ma voi che cosa volete fare? Quando è che vi decidete? E io ho detto: ma adesso farò 50 anni, poi riprendo il programma, sai, ognuno, magari più là il prossimo anno. Invece poi Riccardo ha preso il telefono in mano e ha detto: ma no, facciamolo adesso, prima dell'estate. È vero, ma prima la faccia, ma è giusto così. Dai. Senti Alberto, posso chiederti come vi siete conosciuti 15 anni fa? Io adesso avete coronato i 15 anni insieme, però io sono un'inguaribile romantica e Maurizio ogni tanto... Guarda Carlotta, ti devo dire la verità, io penso che una delle cose magiche della vita siano gli incontri. Il fatto che ci si conosca in qualsiasi circostanza, tu vedi una persona e magari quella persona ti dà una vibrazione, ti procura un'emozione, ti procura anche una cosa negativa, ma comunque ci si riconosce. Sì. Io l'ho visto una sera in un ristorante, ho capito che era un amico che era al tavolo con me, lo conosceva, e poi a quel momento ci siamo rincontrati varie volte, noi senza mai... A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: adesso gli parlo. Ah, quindi il primo passo l'hai fatto tu? Sì. L'ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati, quindi ci sono stati dei mesi, insomma, come dire, di passaggio, e poi dopo un anno ci siamo messi insieme. Che meraviglia, che bello, che bello. Molto bello. Che bello, che bello. Io adoro parlare di amore e di incontri, come dici tu, evviva e viva sempre, davvero. No, sì, io guarda Maurizio, gli dico: sono un'inguaribile romantica, e lui mi dice: no, tu sei un inguaribile, rompi e mettici tu il resto. Ripigli la vita in diretta. Riprendo la vita in diretta il 12 settembre. Ecco, bravo, perché la facevi molto bene. Grazie, io so che tu mi guardi ogni tanto. Sì, guardo sempre. Perché il tuo, diciamo, riferimento è importante, lo sai quanto ti voglio bene, che stima grande che ho di te. Ma lo guardo sempre, mi piace la tua costruzione. Mi piacciono certi inviati che c'hai e mi piace il tavolo finale. Ecco, meno male. Non è poco se piace a te. No, vabbè, comunque a me piace quando ricominci il 12 settembre. Ecco, magari ci risentiamo per settembre, per l'inizio. Con immenso piacere. Va bene. Possiamo sapere che cosa farete quest'estate, Alberto? Si può? Senza dare troppi riferimenti? Questa è la domanda delle domande, perché non le cose stabilite prima... sono rimasti gli impegni familiari, sai che io ho la Calabria, la mia famiglia, rimane questo viaggio da fare ancora, perché non siamo tanto d'accordo su dove andare, siamo ancora in una fase di contrattazione. Devono finire le consultazioni, la contrattazione, esatto, poi sicuramente faremo una vacanza fantastica e ce l'abbiamo anche meritata.
però fatela, fatela adesso, che adesso c'è quell'emozione, forza, quel friccico lì. E anche per il tempo, perché poi dopo a settembre si ricomincia. Sì, fallo dopo. Fallo dopo un viaggio da settembre. Per il meglio, dai. Grazie Maurizio. Auguri grazie anche a Riccardo. Grazie, un abbraccio, ciao Carlotta, ciao Maurizio, ciao, ciao. Grazie di questo collegamento. A te Alberto, un abbraccio. Su R101, facciamo finta che tu sia.